di davanti. Queste 10 persone cominciano a commentare tra di loro: ma cosa sei della postale? In mezzo qualcuno lo deve levare. L'altro risponde: sì, qualcuno lo deve levare, qualcuno. E rimane lì per 3 ore. E non si scende un cazzo. Questo è, io la chiamo la teoria della sedia. È quello che succede in Puglia. Tutti quanti continuano a dire: bisognerebbe fare questo, bisognerebbe fare quello, bisognerebbe fare quell'altro, nessuno fa un cazzo. Poi succede che un fesso qualunque arriva, ci sono sempre queste 10 persone, e la sedia è sempre lì. Prende la sedia, la sposta e la mette dove dovrebbe essere. Le stesse 10 persone dicono: ma tu chi cazzo sei che hai spostato quella sedia? Ma chi ti ha dato il permesso di fare questa cosa? Chi sei tu per spostare quella sedia? Questo è quello che succede in Puglia. Per immagino, secondo me, in tutto il Movimento 5 Stelle, in tutta Italia. Non c'è nessuno che... cioè, c'è la tendenza al tafazzismo. Se qualcuno non fa una cosa, tutti quanti si lamentano perché quella cosa non si fa. Se qualcuno fa qualcosa, tutti quanti si lamentano perché quella cosa è stata fatta. E qui parto con le proposte e con le soluzioni. Io mi sto battendo da poco tempo per far sì che in tutta la Puglia si raggiunga la possibilità di far creare e far evolvere la comunità, ovvero cercare la comunità 5 Stelle. Per me è molto importante, io vorrei sempre di più che le persone si scontrassero di meno e tentassero di mediare di più, di arrivare in più alle soluzioni. È successo qualche tempo fa, forse con Giuseppe Cannito, ci siamo ritrovati a Toritto per tentare di far riuscire a stare insieme delle persone, ci siamo riusciti a metà, no? Però, insomma, il tentativo che dovete fare è sempre quello di cercare di fare un passo indietro e dire: ok, cosa possiamo fare per fare in modo che le cose vengano fatte? La mia soluzione è: la persona che arriva da sedia dice: signori, mi vedete che sono qui, sono accanto alla sedia, sto per spostarla, e lo dice alle 10 persone al pannello. Dopodiché, se nessuno è contrario, lui prende la sedia e la sposta. Mentre la sto spostando, qualcuno del campanello gli dà sicuramente: guarda, che non ti conviene prenderla con una mano, prendila con due. Dice: ok, la prende con due mani e la sposta. Questo che cosa significa? Significa che prima di fare le cose bisogna annunciarle, attendere se ci sono controproposte, se ci sono persone che sono disposte ad agire insieme a lui. Perché questa è l'altra cosa. Molte persone tendono a criticare senza poi dare una mano nel momento in cui si agisce. E quindi, nel momento in cui si ottiene la collaborazione, si crea anche la comunità. Questo è il discorso. La proposta. No, questa qui era un'introduzione. La premessa della proposta. Io sono stato uno dei promotori qualche anno fa per uno strumento di decisione che era il feedback. Quello strumento di decisione era troppo complesso, o meglio, non era usabile, era difficile da usare sostanzialmente, e anche il nostro server non era mega performantissimo. Successivamente abbiamo cercato di raccogliere anche proposte da altre persone, come per esempio da Alberto De Giglio, per tentare di creare dei punti comuni, delle piattaforme informatiche nelle quali raccogliere le proposte. Ma siamo arrivati adesso, da pochi giorni, abbiamo appena aperto un gruppo che si chiama Comunità 5 Stelle su Airesis. Airesis è una piattaforma che permette di fare il social, le decisioni in maniera sociale. Ci si può iscrivere con il proprio account Facebook, con il proprio account Google, con il proprio account Twitter, quindi non è neanche difficile da entrare, non è neanche difficile entrarci. Il problema magari può avvenire attraverso i cellulari, ma penso che stiano risolvendo il problema. Diciamo che non ha la sicurezza del liquid feedback, ma è comunque un buon strumento che possiamo utilizzare adesso per cominciare a lavorare insieme in comunità. Quindi, la prima proposta è: usiamo in tutta la Puglia questo strumento che abbiamo già messo.
messo su e per il quale ci tenteremo di scrivere su un regolamento. Ok, allora scusate, mi ha Allora, la riforma del titolo pubblico che stanno facendo serve è un'altra manovra anti-Movimento 5 Stelle. La riforma del titolo 5, del titolo quinto, serve a far andare al governo le persone che sono praticamente amministratori locali. Che cosa significa? Noi abbiamo pochissimi amministratori locali, noi sul territorio contiamo zero o quasi, contiamo pochissimo. Se non riusciamo a ottenere amministratori locali, non avremo amministratori che faranno parte del Senato, non avremo anche persone che ci rappresentino al Senato. Che cosa significa? Significa che bisogna cominciare a lavorare di più sul territorio. Io in questi incontri adoro il fatto di incontrare persone, di parlarci, per capire cosa stanno facendo loro nel loro territorio. E sento, solitamente la cosa più comune è che lavorano in gruppi di 20 persone, ce ne sono due o tre che fanno il lavoro grosso, gli altri solitamente si aggregano e vanno a ruota. Bisogna cercare, questa è una cosa importante, di delegare sempre più e di cercare di coinvolgere anche gli altri per far sì che le cose vadano meglio a livello locale. Più ci riuscire, meglio sarà. La proposta è questa. Allora qua c'è scritto utilizzare in Puglia lo strumento AIRESIS Gruppo Comunità Puglia 5 Stelle. Vuoi che ti faccia lo spelling? Ancona, Imola, Roma, Empoli, Savona, Imola, Savona. AIRESIS. AIRESIS. Va bene. La proposta è questa. Non siate più Movimento 5 Stelle. Questa è la proposta. No, la proposta significa entrate nei comitati locali e siate comitato locale. Entrate e fate la battaglia del vostro comune. Siate quello che sareste stati se non aveste avuto il bollino. In quel momento voi ottenete due risultati, forse anche tre. Il primo risultato è che state facendo qualcosa per il vostro territorio. Il secondo risultato, voi state ottenendo fiducia da persone che non avrebbero mai aiutato il Movimento 5 Stelle perché è un partito. Il Movimento 5 Stelle, dal di fuori, viene visto come tale. Giratevi, chiedete, lo pensano, lo vedono come un partito come gli altri. Potete sbattere la testa contro il muro quanto volete, però... Allora, ancora peggio. Entrate nei comitati locali e fate vedere che voi il vostro interesse non è la poltrona, ma è il bene comune. È quello che facciamo, che tentiamo di fare e tentiamo di spingere in tutti i